Ciao a tutti, volevo commentarvi quello che sta succedendo oggi in Consiglio regionale, qui in Regione Lombardia, darvi degli aggiornamenti rispetto a alcune iniziative che abbiamo cercato di portare all'attenzione dell'assessorato, ma vorrei partire principalmente da quello che è emerso dalle dichiarazioni dell'assessore Moratti di poco fa in aula. L'assessore Moratti ha fatto la classica comparsata a fini propagandistici elettorali per dimostrare che la Regione Lombardia è solida, è concreta e cerca di mantenere la massima trasparenza nei confronti dei propri cittadini. Quindi ha praticamente indetto con la scusa di presentarsi in consiglio una conferenza stampa dove spiegava le motivazioni dell'allargamento della zona arancione con maggiori restrizioni in alcuni comuni della nostra regione, alcuni comuni del Bresciano, del Cremonese, del Mantovano, che altro, con la classica scenetta, ovvero non ha dato nessuna informazione in più rispetto a quello che noi conoscevamo fino a ieri sera e che abbiamo letto tutti con la delibera regionale, e lei ha voluto fare questa comparsata leggendo semplicemente questa delibera, nulla di più, e come al solito, assente, ingiustificato dal mio punto di vista, anche se ogni volta sembra che ha qualche motivazione istituzionale, il presidente, il governatore Fontana, che ormai è il presidente presidente di Regione di Lombardia, che non c'è, non c'è mai, non c'è mai, non risponde più al Consiglio regionale. Anche la scorsa settimana, quando c'è stata l'informativa sempre in aula regionale, ha preferito far parlare prima la Moratti e poi Bertolaso. La sensazione forte è che la Lega e tutto il centrodestra faccia di tutto ormai per nascondere Fontana, perché Fontana è il simbolo del fallimento della politica regionale, sia dal punto di vista dell'organizzazione. E vediamo come la disorganizzazione regna nella nostra regione, sia del fallimento sanitario. Ormai la favola, i titoli che vedevano Regione Lombardia come l'eccellenza dal punto di vista sanitario si è sgretolata davanti ai fatti, davanti alla quotidianità, davanti alle denunce, davanti a tutti i disservizi che abbiamo visto quotidianamente. Come l'immagine di Fontana come governatore che possa aiutare la nostra regione a uscire da queste emergenze si è sgretolato completamente. E la sensazione è proprio quella che tutta la giunta e tutto il centrodestra, dai vari leader, dai Salvini alla Meloni a Tajani, vogliono ormai nascondere il volto di quello che è il fallimento di Regione Lombardia. Hanno fatto fuori una parte, diciamo, del duo disgrazia della nostra regione, ovvero Gallera, che è stato fatto fuori, sostituito con la Moratti, e ora Fontana risulta essere l'ectoplasma. Gravissimo, perché io credo che in una regione come la nostra, in una situazione così grave, che quotidianamente ci porta a fare delle scelte, soprattutto che poi ricadono sui cittadini, e spesso i cittadini stessi lo sanno 6 ore prima, come è successo settimana scorsa, che all'improvviso un territorio diventava zona arancione o sarebbe diventato zona rossa, ci dovrebbe essere una presenza costante di chi si è candidato e ha vinto le elezioni per essere guida di una regione. Purtroppo assistiamo a questi giochetti e un'assenza totale delle istituzioni. Lo vediamo nella nostra regione con il fatto ormai che sia una regione governata da tecnici e non più da politici. Tra l'altro, tecnici anche contestabili dal punto di vista sia delle scelte che della selezione. E dall'altra parte abbiamo una regione Lombardia, e qui mi ricollego a una delle azioni che è una denuncia portata in regione Lombardia questa mattina, una regione che non, ne, si toglie anche dalle sue possibilità di esercitare un controllo o sollecitare gli altri enti locali, che siano comune e provincia, a fare controlli di tipo sanitario, ambientale. Perché questa mattina, davanti a una mia interrogazione, l'ennesima fatta a un'istituzione, prima fatta al comune, poi alla provincia, ora a Regione Lombardia, l'assessore Cattaneo
riguarda una questione che riguarda la città di Cremona, in particolare il quartiere di Cavatigozzi, che è un quartiere alle porte della città che vive a ridosso di un'area industriale, dove esiste una situazione grave di disagio dei cittadini. L'unica risposta che ha saputo darmi è stata quella di dire che la provincia, che è l'intestataria, diciamo, di un'area dove esiste un deposito di rottami, non ha dato risposta alla regione, quindi la regione non poteva fare nulla. E questo è davvero pazzesco, perché voi dovreste considerare quindi allora che ruolo hanno le istituzioni. I sindaci spesso non rispondono alle istanze dei cittadini. La provincia, col fatto che è diventata un ente di secondo livello e quindi non è nemmeno più eletto dai cittadini, si permette di non dare le risposte ai cittadini o darle incomplete, soprattutto godendo del fatto che non è un organo eletto e quindi copre un ruolo solamente tecnico. E dall'altra parte abbiamo la Regione Lombardia, quella stessa Regione Lombardia che dichiara di volere l'autonomia, di essere indipendente, di avere le mani libere, dove ha le competenze, e Regione Lombardia ha le competenze sia in tema ambientale per quanto riguarda i controlli, tanto è vero che governa l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, che è ARPA Lombardia, oppure che ha la possibilità di dare degli atti di indirizzo e pianificare quelli che sono i controlli sanitari e di tutela della salute tramite le ATS. Le aziende di tutela della salute, Regione Lombardia alza le mani e dice che non può fare nulla, che aspetta che qualche altro ente, che siano il comune o la provincia, gli dicano qualcosa prima di agire. No, perché Regione Lombardia può intervenire, può muovere ARPA, può muovere i controlli dell'ATS e qualora non ci fossero delle corrette autorizzazioni, fare eventualmente mettere dei sigilli o far verificare, invece no, preferisce lasciare tutti in un limbo e queste sono le stesse persone che fino a qualche mese prima andavano a fare la campagna elettorale in quei quartieri e quindi ci accorgiamo che i cittadini sono diventati solamente elettori, servono per riempirsi la bocca dicendo che la regione Lombardia è vicino ai territori, è vicino alle esigenze, è vicino alle diversità territoriali e poi quando abbiamo delle peculiarità di territori che vivono e soffrono alcune situazioni di stress ambientale, di stress sanitario, Regione Lombardia alza le mani e dice che la colpa è di qualcun altro. Ma allora in cosa vuole essere autonoma Regione Lombardia? Se già dove ha delle forti competenze, dove potrebbe agire, non fa nulla. E questa è la pericolosità di una propaganda che viene portata avanti negli anni, è la pericolosità di una classe dirigente, di una politica di centrodestra che negli anni ci ha fatto credere di essere nella regione eccellente. Eppure, invece, scopriamo che ha fatto una riforma sanitaria che fa acqua da tutte le parti. Ci accorgiamo dopo qualche anno, perché le avvisaglie c'erano tutte, che oltre all'eccellenza ospedaliera è stato creato il vuoto dal punto di vista della prevenzione, è stato creato il vuoto dal punto di vista della rete dei medici, della medicina del territorio, dei medici di base, che il signor Giorgetti, che ora è diventato ministro di questo nuovo governo, fino all'altro giorno al meeting di CL, diceva che i medici di base erano una categoria ormai sorpassata, che non serviva più, che doveva essere abbandonata perché tanto ormai le persone si curavano cercando su internet, cercando lo specialista su internet. E questa è la classe politica, quella di quelli bravi, quelli competenti, che ancora ad oggi non sono riusciti a garantire alla nostra sanità un database unico che possa consentire a tutte le ATS, a tutte le aziende ospedaliere del territorio di avere una lista d'attesa per le prestazioni sanitarie unica. Se voi chiamate in un'ATS non vedono quello che succede nell'altra SST, non vedono quello che succede nella clinica privata convenzionata perché hanno database diversi. E
E poi ci accorgiamo che vengono fatti errori di comunicazione all'Istituto Superiore di Sanità da parte della struttura che dovrebbe essere dell'eccellenza lombarda, ARIA, che è la società regionale che fa i servizi informatici, e questi si accorgono dopo 6-7 mesi che stanno mandando dei dati incompleti, non hanno il controllo dei dati, non hanno il controllo delle loro aziende sanitarie, non hanno implementato la rete medica e loro se ne accorgono adesso, però si riempiono la bocca di eccellenza, di grandiosità della politica lombarda. Quando si dimenticano che Formigoni, Maroni, Fontana governano da più di 20 anni questa regione, ci hanno regalato una delle regioni tra le più inquinate d'Europa, se non la più inquinata d'Europa, con delle politiche territoriali che hanno semplicemente arricchito determinate lobby che si sono nascoste dietro l'etichetta del green, del rinnovabile, quando di green e rinnovabile avevano solamente il titolo, ci hanno riempito e hanno stravolto tutto il territorio intorno a Milano, quello delle nostre province, da Pavia, trasformata nella discarica dei fanghi di defecazione per lo spargimento dei fanghi nei terreni, passando dalla provincia di Lodi a quella di Cremona, a quella di Mantova, la fascia sud della Lombardia, dove abbiamo l'eccellenza enogastronomica dell'agricoltura, trasformate in zone depresse che servono per impianti gassificatori, che servono per spargere fanghi, terreni sacrificati per discariche, inceneritori, senza fare una pianificazione, una programmazione territoriale. E poi ci accorgiamo che abbiamo dati sanitari che fanno venire la pelle d'oca. E contemporaneamente la provincia di Cremona, per esempio, è l'unica provincia della Lombardia a non avere un piano, uno studio epidemiologico aggiornato dagli anni 90. E guardiamo i dati dell'ATS, quindi della Regione Lombardia, e ci dicono che i nati pretermine, le leucemie, i tumori al polmone, tumori al colon, hanno numeri da spavento. E gli studi che cercano di capire le eventuali correlazioni tra queste malattie e il cumulo dal punto di vista ambientale, come pressione ambientale, dovuto alle varie presenze di varie imprese e fonti di inquinamento, che siano anche le autostrade, inceneritori o che altro, non vengono completati. Però ci raccontano che siamo la grande Lombardia, la grande Lombardia delle infrastrutture, delle autostrade che poi finiscono per costare 10 volte quello che erano preventivate, le autostrade che venivano fatte con il project financing, quindi a carico del privato, del pubblico, ma guarda un po', poi a pagare sempre il privato. Scusate, è il contrario. A carico del privato che poi invece veniva pagato dal pubblico. Oppure dei pedaggi carissimi, fanno delle autostrade che poi servono per chi? Servono solo alle logistiche, al trasporto delle merci, ma non delle persone. Questa è l'eccellenza che ci regala Regione Lombardia ed è quello che quotidianamente serve a loro per riempirsi la bocca. Quindi, quello che è successo oggi in Regione Lombardia, partendo dalle dichiarazioni dell'assessore Moratti, evidenziando quelle che sono state la fuga dalle responsabilità dell'assessore Cattaneo, sono la dimostrazione di come non la competenza, ma l'incompetenza e la boria stiano governando questa regione. E io e il mio gruppo stiamo cercando veramente di portare tutte le volte che ci è data la possibilità di intervenire in aula quelli che sono i problemi reali delle persone, che non sono il MES, non è il TAV, non è la Pedemontana, ma è la mancanza di servizi sanitari, la mancanza di pianificazione, per esempio, nelle vaccinazioni. L'altro giorno avete sentito Bertolaso che ha inventato il terzo piano vaccinale in 3 settimane, continuamente cambiando idea, cambiando prospettiva. Andava a ipotizzare addirittura che non fosse necessario dare la priorità alle persone fragili. L'importante era vaccinare chi produce PIL, chi lavora. E
e gli altri possono aspettare. Questa è l'aberrazione che è uscita già per l'ennesima volta, perché anche precedentemente lo stesso assessore Moratti aveva detto che le regioni che producono più PIL avrebbero avuto diritto a più vaccini rispetto a quelle che producono meno PIL, come se la salute fosse una questione di business. Nella loro mentalità è così, perché sappiamo bene come hanno svenduto negli anni tutta la sanità al comparto privato, come hanno svenduto il territorio ai privati, come hanno reso i nostri territori un patrimonio da svendere e da sacrificare in nome di quell'eccellenza che invece si sta sgretolando tutti i giorni. Io adesso vi lascio perché devo tornare in aula perché dobbiamo discutere altre mozioni, perché oggi giornata di consiglio sarà una giornata ancora abbastanza lunga, però davvero non sono riuscito a vedere i commenti o che altro, poi proverò a rileggerli, soprattutto se mi avete fatto domande, cercherò di rispondervi. Però il messaggio che volevo farvi passare è proprio quello. Dobbiamo giorno dopo giorno cercare di far cadere questa immagine di propaganda continua che tramite i giornali, tramite i loro organi di informazione, questi personaggi che governano la nostra regione da troppi anni vengano smascherati. Adesso io davvero vi saluto tutti e torno in aula. Ciao a tutti.